Salve gente e benvenuti sul canale di Ti Trasporto per Fa. Io sono Alexander e come al solito vi do il benvenuto. Oggi vi faccio fare un giro sulla Ville Lumière, ovvero queste luci favolose che a fine dell'Ottocento illuminavano, dopo appunto i lampioni a gas, con l'elettricità tutta la città. Staff, ho detto Ville Lumière. Ok, ci siamo adesso. Però così non mi si vede niente, quindi dai, luci normali, luci normali. Però prima sigla. Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale di Ti Trasporto per Fam. Io sono Alexander e vi do il benvenuto. Amira, un brand completamente made in Italy, che però grazie a tutte le sue fragranze ha voluto, ha cercato, come dico io, trasportare proprio le persone, gli acquirenti, ad acquistare appunto un prodotto singolare per ogni loro creazione. Ebbene, io ne ho scelto uno che personalmente mi ha stupito tantissimo. Sto parlando di Angels Liquor. Ma prima di parlarne, ragazzi, vi chiedo solamente un bel like, un commento costruttivo e una condivisione. Cosa dire? Iscrivetevi al canale perché è importantissimo. Io vi porto, cerco di portarvi, o meglio, contenuti sempre più ricercati e di qualità. Quindi parliamo subito di Amira. Ed ecco qua ragazzi, Angels Liquor. Questa fragranza l'ho comprata io stesso perché dopo che ho provato tantissimi profumi di Amira, beh, su pelle, cosa dire, Angels Liquor è quello che mi ha veramente colpito tanto. Me ne sono piaciuti molti, sinceramente, di profumi di Amira. È un brand made in Italy che cerco di sostenere perché a livello di qualità-prezzo mi piace molto. Quindi, qualora vogliate, ditemelo sotto anche nei commenti. Che provo altri profumi, oppure se i signori di Amira Parfum stanno guardando questo video, mandatemi qualcosina in modo tale da fare anche altri video. Ho provato davvero tante fragranze ricercate che, beh, potrebbero essere adatte anche al mio naso. E quindi, ragazzi, partiamo subito con lui, la Ville Lumière parigina. Angels Liquor. Angels Liquor mi trasporta mentalmente e io vi trasporto in una Parigi che non esiste più. Quando a fine 1800 le persone erano veramente per queste strade, in questi café parisien appunto, dove si trovavano gli artisti, gli uomini di affari, e beh, discutevano davanti a un buon cognac, un buon liquore. Angels Liquor è tutto questo, una nota cannellata, nocciolata. Passatemi questi termini ragazzi, perché in questa fragranza ci stanno tutti. Mi è piaciuta tantissimo la doppia faccia di questa fragranza, nel senso che su un uomo io personalmente l'ho trovata molto boozy, alcolica, non assolutamente stucchevole o nauseante, ma veramente una nota alcolica, secca ed elegante. Sulla pelle maschile ho trovato questa nota elegante e favolosa, come appunto un bicchiere di cognac. E sulla pelle femminile questa fragranza si trasforma, la nota di cognac va via subito, evapora, e dopodiché rimane questa nota di cannella. Che personalmente viene arrotondata, se vogliamo, leggermente sporcata da questa nocciola, che personalmente ho trovato molto molto gradevole. Fino al dry down della fragranza, che sia sulla pelle maschile sia sulla pelle femminile diventa molto legnosa. Questa fava tonka che circonda appunto il nostro naso, il nostro essere, e questo legno di cedro che rende il tutto più calmo e pacifico. Personalmente, dopo ore, 3-4 ore circa, sento ancora questa leggera nota alcolica. Mi fa venire appunto in mente un uomo di classe, un uomo elegante d'affari che, beh, discute davanti al suo bicchiere di cognac. Ebbene, Angels Liquor di Amira è tutto questo. Io l'ho trovato molto gradevole sulla mia pelle ed è per questo che ho deciso di portare questa fragranza a casa. Ho voluto dare una piccola sterzata, anche se siamo ad agosto, con un profumo autunnale barra invernale. Di profumi estivi ve ne ho portati veramente tanti e ve ne continuerò ovviamente a portare, ragazzi, ma avevo voglia proprio di provare. Una fragranza liquorosa, adatta appunto per questo autunno che ci aspetta. Su Mouillette la nota alla cannella mista al cognac è veramente ben presente. Mi piace veramente tantissimo, come se si rincorressero appunto per far capire a chi indossa la fragranza
qual è tra le due note la più elegante. Insieme creano un connubio veramente perfetto. Ho sentito dire una cosa su questa fragranza: assomiglia molto ad Angel Share di Killian. No ragazzi, non è assolutamente così. Ve la spiego meglio questa cosa. Angel Share di Killian e Angel's Liquor, appunto, hanno in comune le note d'apertura barra le note di cuore. Si somigliano un pochino, ma vi assicuro che dopo la mezz'ora il profumo cambia totalmente faccia, perché Angel Share diventa molto vanigliato, si sente un pochino il cacao. Invece Angel's Liquor di Amira io ritengo che sia un profumo più secco. Hanno le note d'apertura simili, ma lui nel dry down della fragranza risulta molto più legnoso, grazie appunto all'assenza di questa vaniglia. La fava tonka sì, ok, addolcisce il tutto, però ragazzi vi assicuro che nel dry down della fragranza quest'ultima, ovvero Angel's Liquor, risulta veramente molto molto più fine ed elegante. Ed è per questo che penso che sia una fragranza unisex, molto sensuale, però mi piace come cambia la fragranza in base alla pelle. Chiudo dicendo che Angel's Liquor sulla mia pelle fa circa 3-4 ore. È molto interessante l'evoluzione che ha, però questa nota boozy di cognac rimane, persiste, e le persone attorno a me la trovano molto elegante. Persone attorno a me che circa sentono il profumo per una proiezione di un metro. Una cosa molto carina è anche come si presenta il profumo una volta scartato. Aprendo appunto questo cofanetto troviamo questo bigliettino dove ci illustra le note di ogni singola fragranza. E poi sotto questa boccettina. La bottiglietta molto carina, con questo tappo di legno, fa valere veramente quello che dico sempre, che nella nicchia appunto questo segmento di profumi, beh, l'occhio vuole veramente la sua parte. E Amira, secondo me, c'è riuscita veramente bene. Ebbene ragazzi, non vi tengo più sulle spine. Il prezzo di Angel's Liquor di Amira, 65 euro. Il prezzo è molto competitivo e veramente molto interessante. Nella nicchia, ok, non è qualcosa di innovativo, forse magari qualche nota olfattiva di questo genere l'abbiamo già sentita. Però vi assicuro ragazzi che a questo prezzo è difficile trovare qualcosa di così interessante. È proprio lì che gioca, secondo me, la forza di questa fragranza. La qualità prezzo è sicuramente vincente. Ebbene ragazzi, a me questa fragranza è piaciuta veramente tanto. Alla gente che l'ho fatta sentire è altrettanto piaciuta e vi assicuro che i complimenti non tarderanno ad arrivare. Ma io ragazzi vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistare questa fragranza. Ovviamente non fate un blend buy, ve lo dico sempre. Sentitela prima su pelle, fatela evaporare bene e fatela arrivare al dry down qualora vi piaccia successivamente dopo. Acquistatela. Io spero di provare per voi altre Amira. Spolliciate ragazzi e soprattutto iscrivetevi al canale per far sì che questo video possa arrivare appunto ai signori di Amira. Io ci tengo veramente tanto a provare altre fragranze. Se avete qualche consiglio costruttivo, io sono sempre disponibile per i consigli e noi ci vediamo al prossimo video. Intanto io e questa nota di cognac, beh, vi lasciamo un saluto profumato. Ciao ragazzi!